Ciao a tutti ragazzi, sono Giacomo del Cessi di Modena, stiamo arrangiando Simpara a Castelfranco Emilia, siamo in compagnia di Michele e di Tamara che sono i proprietari dello spazio. Allora, questi sono Lucia e Piatta, sono i nostri asinelli. E sono praticamente i nostri partner nelle attività assistite con gli animali. Ragliando Simpara è presente qui nel territorio dall'estate 2021. Lavoriamo io e Michele nelle attività assistite con gli animali, asini e cani in particolare. Abbiamo delle caprette e abbiamo anche delle galline. E abbiamo 4 caprette, 2 nane e 2 recuperate da un... storia un po' particolare. Abbiamo una 40 di galline ornamentali che fanno le uova di colore diverso. Abbiamo 5 pollai didattici a forma di casetta e quindi semplice anche per ragazzi disabili con disabilità per accederci e fare il controllo delle uova e piuttosto che mangiare tutto quanto. Allora, la nostra è una realtà inclusiva per quanto riguarda le aree fragili. Abbiamo una collaborazione con la Casa Circondariale di Castelfranco. Abbiamo vinto un bando insieme al CSI di Modena e cominceremo, diciamo, anche lì a fare delle attività con loro, sia all'interno della Casa Circondariale sia qui. Insegneremo come si porta un cane in esposizione, perché Ragliando Simpara ospita praticamente un allevamento di Labrador che fa selezione della razza. Abbiamo dei soggetti che possono tranquillamente partecipare all'esposizione. Quello che è la finalità, diciamo, di questo progetto è poi di poter fare una nostra esposizione qui amatoriale facendo partecipare i ragazzi della casa circondariale. Allora, quella è un'aula didattica praticamente che noi utilizziamo sia durante il centro estivo oppure magari quando abbiamo degli incontri, delle conferenze, organizziamo magari degli eventi sportivi. A novembre abbiamo avuto un incontro, praticamente un primissimo incontro, diciamo, per avvicinare alla disciplina del riporto o retrieving se vogliamo, con quella che è un'insegnante che poi per chi, diciamo, vive un po' il mondo della cinofilia è un nome conosciuto, è la Francesca Lastrucci. Il Labrador è un cane che ha praticamente surclassato tante altre razze di cane per la sua, diciamo, affidabilità, l'aspetto dolce, la voglia di collaborare, la compagnia che fa. Però è un cane da riporto, quindi è importante che anche il cane comunque possa, diciamo, vivere quello che lui ha dentro. Il riporto, questa disciplina, è una disciplina bella, interessante, non semplice sia per il cane che per il proprietario. Quindi il binomio, detto così, cane-proprietario, è il binomio. Si deve impegnare bene, ma è una cosa, diciamo, che poi ne ripaga il rapporto che uno ha. Qual è il punto di forza della vostra associazione che siete in grado di trasmettere? Allora, ci piacerebbe trasmettere il senso, diciamo, del tempo dell'attesa. La natura, gli animali in particolare, ci insegnano la pazienza. Ci insegnano che non basta un click. Gli animali, anche le piante, poi perché anche l'orto, è anche in questo l'orto maestro, è una cosa che va curata, va annaffiata, va zappettata, vanno tolte le erbe infestanti, le erbacce. Quindi questo, diciamo, per noi è fondamentale, perché un pochino se ne sente forse un pochino il bisogno. È una frase un po' fatta, ma dare tempo al tempo. Quando un animale, diciamo, non vuole magari interagire con noi, l'asino si dice che è testardo, no? L'asino, sì, diciamo, assolutamente, tu... per autonomia. Esatto, ma in realtà non è così. È un animale che si prende il tempo. Perché si ferma l'asino? L'asino si ferma perché non è convinto di quello che tu vuoi fargli fare. Quindi lui guarda, si prende il tempo per capire. Non è un animale testardo, è un animale molto intelligente ed è un animale che ci insegna nella sua semplicità che ci vuole il tempo. E anche la stagionalità è una cosa molto importante, nel senso che bisogna riabituarsi ad avere
non tutto sempre. Allora, noi lavoriamo in attività, diciamo, con i bambini, abbiamo il centro estivo. Il centro estivo, diciamo, è tutto improntato su quella che è la vita in campagna, in fattoria. Quindi come attività c'è, cioè, la mattina la raccolta delle uova, poi dai da mangiare agli animali, l'uscita in passeggiata con gli asini, la passeggiata con i cani, e i cani puoi anche insegnare delle cose, facciamo magari dei piccoli percorsi, delle passeggiate, la cura degli animali, perché poi anche l'animale, a parte il tempo, a parte gli animali, insomma la campagna in tutto ci insegna che non solo ci vuole il tempo, ci vuole anche la cura.